Questo intendeva il re Salomone quando disse: in tutte le cose ho cercato la pace. E qui vedete appunto la nota anche interessante, perché quando parla di circolo dell'eternità, secondo un interprete tedesco, questa espressione, un Bering der Ewigkeit, circolo, un Bering è la circolazione dell'eternità, è in realtà una sorta di essere prossimo alla luce divina. Non indica semplicemente un muoversi, ma un farsi prossimi, un essere nella luce, in questo caso del Cristo, che però è un essere prossimi con attività molteplice, con amore ardente, vedere Dio, cercarlo e vederlo in tutte le creature. Quindi potremmo dire è una via che vede l'uno, l'unità, attraverso la molteplicità, una vita attiva, una vita che si spende, che si realizza nel fare cose, ma che al tempo stesso riesce a mantenere un centro, che non si disperde, ma si concentra pur nella pluralità, nella molteplicità. La seconda strada è una strada senza strada. Nel buddismo Zen c'è l'espressione mumon, senza cancello, senza porta, e spesso appunto si dice si raggiunge l'illuminazione attraversando la porta che è senza porta, qualcosa che esula, esce dalla dicotomia, dalla dualità, essere con una porta aperta o con una porta sbarrata. Qui siamo al di là dell'idea di ingresso, di porta o di via, una strada senza strada, libera e tuttavia legata, in cui l'uomo è elevato e rapito molto in alto, al di sopra di sé e di tutte le cose, senza il proprio volere e senza immagini, anche se questa condizione non ha una continuità essenziale. Siamo rapiti in questa dimensione estatica, ma non continuiamo, non possiamo permanere sempre in questa dimensione. Poi fa una esegesi dell'episodio di Pietro, narrato nel Vangelo di Matteo, ma andiamo alla fine di pagina 270, quando Eckhart parla della terza strada, che si chiama in vero strada, ma è piuttosto un essere in casa propria, ed è contemplare Dio immediatamente nel suo proprio essere. Dice il caro Cristo: io sono via, verità, vita. Un Cristo nella persona, un Cristo nel Padre, un Cristo nello Spirito, come tre, via, verità e vita. Un caro Gesù in cui tutto questo è. Quindi potremmo dire queste tre vie sono una, la prima via, quella della Marta attiva, che ci ha consegnato la tradizione, nell'interpretazione tradizionale di questo passo evangelico. È la via attiva che è piena, che va bene, ma che rischia di non essere inverata, di non essere vivificata dalla dimensione della contemplazione. La seconda via è la via di Maria in questa figura, è la via del contemplativo che incontra Dio senza mediazioni sensibili, nella preghiera, nella contemplazione, ma che rischia di dimenticare l'aspetto dell'azione. La terza via si chiama via, si chiama strada, si chiama Tao in cinese o Michi in giapponese o Do, ma non è una strada e non è una via, è piuttosto un essere in casa propria, un trovare l'altro nell'io, l'esterno nell'interno e viceversa. Un detto, un proverbio attribuito a Eckhart, tedesco, dice: Grab, wo du stehst, scava, incidi là dove sei. Non devi cercare in giro per tutte le strade del mondo quello che in realtà è già da sempre in te, dentro di te, sotto di te. Oppure fai il giro del mondo, vai a cercare ovunque colui che è ovunque e nessun posto, e dopo averlo cercato ovunque, scoprilo dentro di te.
non bisogna neanche evitare il viaggio. Anzi, forse si scopre che si deve scavare sotto di noi solo dopo aver viaggiato. Non si può evitare questa uscita perché si sa già in partenza che è sotto di noi. Bisogna fare esperienza. Ciascuno di noi è chiamato appunto a fare questo movimento di uscita per poi ritornare. Un po' come Ulisse che scopre veramente Itaca e scopre veramente Penelope e suo figlio solo dopo i 10 anni della guerra di Troia e i 10 anni della peregrinazione nel Mediterraneo. Come se questa uscita fosse necessaria e se fosse sempre rimasto a Itaca, magari non avrebbe mai veramente incontrato sua moglie e la sua patria. E Marta, letta da Eckhart, è questo terzo movimento: non è la Marta solo attiva, non è Maria solo contemplativa, ma è in un certo senso la fusione delle due figure. E infatti, come si vede poi in un altro passo di questa omelia di Eckhart, ci lascia anche con l'idea simbolica che queste due figure in realtà non siano che un'unica figura vista in forma duplice. Quando si riesce a unire la dimensione contemplativa e quella attiva, allora si è come casa propria e si contempla Dio immediatamente nel proprio essere. E in questo senso si può dire io sono la via, la verità e la vita. Non io possiedo la via. La via non è un oggetto di possesso, così come la verità, così come la vita o così come i shogi. Non sono cose che si possiedono. Neanche Gesù dice io ho la verità, io ce l'ho e ve la do. Io la sono. È molto diverso. Anche Panikkar scrive delle righe importanti su questo. Sembra più presuntuoso e in realtà è molto meno perché è un riconoscere che ciascuno è la via, ciascuno è la verità, è attraverso la nostra contingenza, attraverso la nostra vita che incontriamo la verità. La verità si fa, la verità nasce, accade sempre di nuovo. Non è qualcosa che sta là fuori da noi, in un altro luogo e noi dobbiamo in qualche modo afferrarla, o c'è qualcuno che ce la dà come un pacchetto, come una serie di ricette, ma è qualcosa che costantemente si genera, appunto il rigenerarsi continuo della via. Padre, Cristo e Spirito come tre, unità in figura di tre, trinità in figura di uno. Questa dinamica intratrinitaria è all'origine di quella metafora appunto respiratoria che continuiamo a incontrare anche tra Oriente e Occidente, mi verrebbe da dire. Atman in sanscrito ha la stessa radice del tedesco atem, che è il respirare. C'è una bellissima espressione poetica di Paul Celan, un poeta di origine ebraica, che parla di Weltinnenraum Atem. Weltinnenraum è lo spazio o lo spazio interiore di mondo, innen, dentro, Welt, mondo, lo spazio che si fa respiro. Weltinnenraum Atem, il respiro dello spazio interiore di mondo. E la poesia, dice Celan, è come un atem vende, una svolta di respiro, quel momento indefinibile tra l'inspirazione e la espirazione, che non possiamo chiamare né inspirazione né respirazione, ma che fa parte del respiro, è come quella scintilla che non ha nome, perché è al di là o al di qua di ogni nome, e che però è presente in ogni nome. Questa dimensione del divino, dell'illuminazione che Celan nomina, e Celan tra l'altro ha i genitori morti ad Auschwitz e si suicida a 50 anni nel 1970 anche per quel silenzio che ancora persisteva rispetto alla condizione dei campi di sterminio.
e quindi subisce sulla propria vita la lacerante presenza di questo silenzio, però è come se fosse sempre disposto, disponibile all'ascolto di questa svolta di respiro, che appunto non è una svolta nel senso di una strada che compie una curva e che ci mostra finalmente dispiegata la verità, ma è questa continua soglia, questo oscillare tra l'inspirazione e l'espirazione. Questo movimento che nessuno può afferrare, ma che è costitutivo del nostro stesso vivere, di questo darsi e ritrarsi, di una presenza che c'è non come qualcosa di dato, di definito, di determinato, non come una risposta che sopisce ogni interrogativo, ma proprio come il continuo farsi della domanda, che diventa un modo di, appunto, di vivere la vita. Guarda che meraviglia. Poche righe sotto. Come è mirabile stare all'esterno come all'interno, abbracciare ed essere abbracciati, contemplare ed essere la stessa cosa contemplata, tenere ed essere tenuti. Questo è il fine dove lo spirito dimora in pace, unito alla cara eternità. Questo che qui è un uscire dai dualismi. Io abbraccio e sono abbracciato, io contemplo Dio e al tempo stesso sono contemplato da Dio. Anche un bel testo di Cusano, il cardinale che trae ispirazione da Eckhart circa un secolo dopo, metà del 400, scrive De Visione Dei, la visione di Dio, e mostra il rapporto dello sguardo dello spettatore nei confronti di un dipinto, dell'immagine. Del Cristo che nel momento in cui viene guardato ci guarda e non sappiamo più se siamo noi che stiamo guardando un'opera o se siamo noi che siamo osservati, visti, contemplati dal quadro, perché quello che alla fine si realizza è l'unione di questi due movimenti. Quello che accade non è un soggetto distinto da un soggetto che vede e un oggetto che è visto. Ma in questo rapporto accade la relazione del guardare, è una relazione, potremmo dire, reciproca, univoca, come quando i due innamorati si guardano negli occhi e ci si sente guardanti e guardate al tempo stesso, e non ci si può sentire solo una cosa o l'altra. Il senso è in questa reciprocità continua, in questo respiro che appunto va dall'uno all'altro. Stare all'interno come all'esterno, quindi potremmo anche dire, tornando a Marta e a Maria, essere attivi contemplando o essere contemplativi agendo, ma senza più nemmeno bisogno di dirlo o di dirselo. Non è che uno mentre contempla dice però in realtà io sto agendo e questa è la forma migliore. O mentre è attivo dice ma in realtà adesso sto contemplando e quindi sto facendo effettivamente meditazione o preghiera. No, si è lì in quel momento e quella cosa è al di qua di interno-esterno, di attivo e contemplativo, è quella cosa lì. E quando si mangia, appunto, si mangia e quando si prega e in questa dimensione c'è la totalità. Non c'è una parcellizzazione di momenti, proprio come in Shoji, non c'è un momento in preparazione di un altro, ma il momento in cui io mi sto preparando, per esempio, mi devo vestire, non è semplicemente un momento indifferente o insignificante che prelude alla vera dimensione, non so, della festa, mi sto vestendo per una festa, tutto ciò che precede la festa non è importante perché ciò che è importante è solo il momento della festa, no? Anche l'atto di vestirmi in un certo modo, di lavarmi i capelli, è pieno, anche lì c'è la totalità, non è qualcosa di difettivo, non è che la nostra vita sia fatta di momenti vuoti, insignificanti e di momenti più o meno numerosi in cui veramente viviamo, ma ogni momento è totalmente vita, anche se certo poi dal punto di vista dei significati, noi attribuiamo a certi momenti dei valori di intensità maggiore, ma questo è appunto il lato del significato che noi costruiamo.